Adesso cominciamo con i brevi saluti, lascio la parola a Marco Papacci qui al mio fianco, che lo farà meno breve degli altri ovviamente, perché è segretario del Circolo di Roma dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba e vicepresidente nazionale. Compagni e amici, grazie per essere venuti così numerosi, saluto gli ambasciatori presenti. Il 25 novembre del 1956, un gruppo di 82 giovani ribelli si imbarcarono nel Yate Granma dal porto di Tuxpan in Messico e dopo 7 giorni, il 2 dicembre, sbarcarono alla Playa de las Coloradas nella provincia orientale di Cuba. Dopo 2 anni e 29 giorni, quel manipolo di uomini si trasformò nell'esercito ribelle che sconfisse la dittatura di Fulgencio Batista, appoggiata e finanziata da Washington. Sono passati 60 anni da quel primo gennaio del 59. Chi lo avrebbe mai detto? A soli 2 anni dal trionfo, gli Stati Uniti cercarono di porre fine a quella giovane rivoluzione e ci provarono a Playa Girón e furono vergognosamente sconfitti da un popolo in armi. Quel popolo che da poco aveva realizzato la campagna di alfabetizzazione e la riforma agraria. Ma gli Stati Uniti non potevano perdonare quel cattivo esempio. Cosa fece lo zio Sam? Trasformò i cubani esiliati a Miami in terroristi che fecero esplodere aerei, bombe, sabotaggi e hanno speso miliardi di dollari per cercare di assassinare il comandante Fidel Castro. Non ci riuscirono mai. 12 presidenti, come ha detto l'ambasciatore Isaia, da Eisenhower a Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan, Bush padre, Clinton, Bush figlio, Obama e Trump hanno aspettato e hanno cercato di distruggere quella rivoluzione. Hanno imposto il blocco, appoggiato solo dal servo alleato Israele. 3 papi hanno visitato Cuba, Wojtyła, Benedetto XVI e Francesco. È caduto il muro di Berlino, è scomparsa l'Unione Sovietica e il blocco dei paesi socialisti. Gli uccelli del malaugurio aspettavano la caduta del socialismo cubano. Ma quell'isola ribelle, indomita, resisteva. Qualche cane auspicava l'invasione armata degli Stati Uniti come a Grenada, come in Afghanistan, in Iraq, in Libia, in Siria e in tanti altri paesi. Gli Stati Uniti lo sanno e lo hanno sempre saputo, la loro potenza bellica è capace di occupare un paese e far cadere un governo, ma non può sconfiggere un popolo. Hanno appreso questa lezione molto bene in Vietnam. Attaccare Cuba avrebbe significato affrontare una guerra popolare, ma dopo l'umiliazione sofferta nel sud-est asiatico, la Casa Bianca ha preferito non correre quel rischio. È quasi superfluo ricordare i successi della rivoluzione cubana in questi lunghi 60 anni. Basta dire che nessuno muore di fame, nessuno è analfabeta, nessuno gira scalzo, nessuno paga l'istruzione né tantomeno la salute. Nella lista dell'indice di sviluppo umano dell'ONU, che comprende 189 paesi, Cuba si trova al 68° posto, molto meglio di tanti paesi dell'America Latina e del Brasile che si trova al 79° posto. Cuba in questi 60 anni ha inculcato al suo popolo il valore della solidarietà, lo ha dimostrato inviando migliaia di suoi figli nelle aree più povere e remote del pianeta, in più di 100 paesi. Ma questo non si può dire, non si deve far conoscere. Sapete chi è stato l'unico presidente, l'unico capo di Stato che ha pronunciato un discorso durante il funerale di Nelson Mandela? È stato il presidente Raul Castro, perché il governo del Sudafrica riconobbe l'importanza della solidarietà cubana per porre fine all'apartheid. Sapete qual è la maggior arma della resistenza cubana? È la coscienza della popolazione. La rivoluzione cubana, come ha scritto qualche giorno fa Frei Betto, compie 60 anni. È molto poco per un paese che è isola 3 volte, per la geografia, per il blocco e per l'unico paese della storia dell'Occidente che ha optato per il socialismo. Molte sono le sfide e le difficoltà, ma sappiamo che i cubani, ispirati da Martì, dal Che, da Fidel, da Raul, lo sapranno affrontare
perché sanno che la rivoluzione non è solo il passato, ma è un progetto per il futuro. Come rappresentante dell'Associazione Nazionale di Amicizia Italia-Cuba, voglio ricordare ai presenti che eravamo al fianco di Cuba nel 61 quando siamo nati. Eravamo al fianco di Cuba durante il periodo speciale. Non abbiamo mai lasciata sola quando crollò l'URSS. Ci siamo oggi e ci saremo il 24 febbraio prossimo quando verrà approvata la nuova Costituzione. Mi piace ricordare una frase molto bella. Chi se levanta oggi con Cuba se levanta para todos los tiempos. Viva la rivoluzione cubana!